Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Tinole HBT. Non essere timido, ricordo che No, è la mia natura, per cui perdonatemi. Allora, una breve presentazione, sono Giuseppe Spanò della... Sono radioamatore dal 1986, amo i contest, e non... allora, perfetto, abbiamo una breve presentazione per introdurre un po' l'argomento, per cui dicevo... Sono un amante dei contest, l'unico CQWW al quale non ho partecipato è quello del 95, quando è nata mia figlia, e quello era d'obbligo, visto che è nata a settembre. E poi ho sempre continuato in questa fantastica passione. Passione che è sfociata in un lavoro, perché stanco della... Di altre attività che avevo in precedenza, ne ho fatto un lavoro, per cui è nata Momo Beam, che è un'azienda siciliana che produce antenne per telecomunicazioni, per radioamatori. Mi seguo un po', sono un po' più rinfiatone. Allora, per lavoro, vado avanti. Per lavoro, quello che mi capita spesso, quotidianamente, è quello di ascoltare, ricevere chiamate di interesse per le antenne, e queste chiamate spesso, molto spesso, trovo persone che possono darmi lezioni, per cui devo ascoltare e stare in silenzio, però molto spesso capita di dover interloquire e spesso dare dei chiarimenti che mi hanno fatto pensare che grazie all'invito della CTU che era bene anche allargare a questa fantastica platea. Una delle difficoltà che noto è che quando si parla di antenne, si parla di tutto di più. C'è chi vuole montare una monobanda per i 40 metri a 3 metri da terra, c'è chi vuole, trovare grosse differenze fra un'antenna e l'altra, non allargando il concetto agli angoli di radiazione e tutto, per cui poter volare basso e parlare delle antenne partendo dall'ABC, non me ne vogliano coloro che hanno uno skill elevato, per cui sarà una noia, ma credo che possa essere interessante parlare un po' di quello che di come leggere un datasheet delle antenne. Quindi quasi tutti iniziamo la nostra passione con la classica configurazione. Alcuni partono dalla CB, c'è chi ha avuto la possibilità di avere qualcuno in famiglia che un papà radioamatore, per cui immediatamente si è introdotto nella grande famiglia non passando dalla CB, però la configurazione classica è sempre la stessa. Una radio modesta, un dipolo, un'antenna filare, una verticale. Però quando scatta un po' la molla e capisci che questo setup mostra degli evidenti limiti, si passa sempre a pensare, a fantasticare e a vedere come migliorare il proprio setup. Ovviamente pensiamo subito alla radio, no? Pensiamo che
lo strumento che abbiamo, davanti è quello che traduce le nostre emozioni poi in fatti, per cui abbiamo la nostra radio di seconda e terza mano, pensiamo subito di migliorare il setup acquistando una nuova radio, e ovviamente il web ci mette davanti a possibilità di fantasticare in tutti i modi, e quindi andiamo a vedere cosa hanno gli altri. Dico, non dico che arriviamo ai livelli di stazione da contest, ma già gli occhi luccicano. Ma ci renderemo conto subito che cambiare la radio non significa migliorare le performance in radio. Per cui, dopo aver speso parecchi soldi per cambiare la radio, poi ci faremo sempre questa domanda: ma come? Perché la situazione non migliora? Perché il mio setup non è in ordine? E capiremo lì che dobbiamo andare nella direzione delle antenne. Questo è, una condizione che ci si, una situazione che ci si mostra in tutta evidenza appena iniziamo davvero a pensare di fare radio in maniera efficiente. Ovviamente una carrellata delle stazioni da contest ci permette di vedere cosa fanno gli altri, però è ovvio che abbiamo a disposizione noi la nostra piccola torre, abbiamo il palo a volte, per cui dobbiamo fare un po' i conti con quello che abbiamo. Iniziamo a guardare i vari costruttori, vediamo i vari datasheet e ci rendiamo conto che ci sono una miriade di dati e che cosa significano, e soprattutto sono scritti in maniera diversa, quindi poco confrontabili. E inizieremo a entrare in questa bolgia di dati e di informazioni che spesso fatichiamo a comprendere. Quindi questi sono vari datasheet di vari produttori, e iniziamo ad avere praticamente uno scontro con tutte queste terminologie che magari saranno una noia per chi li conosce bene, però quello che io vedo quotidianamente è che le domande poi che vengono poste vanno in questa direzione, cioè c'è bisogno di dare queste informazioni, dare i dovuti chiarimenti, e quindi spesso la telefonata, che per me dovrebbe avere una figura formazione, e da lì insomma nasce un dialogo che insomma credo che arricchisca, e quindi iniziamo un po' a discutere di quello che significano tutti questi termini. Allora, la wind area è è tutto intuitivo, però è un bene che venga un po' chiarita, è la superficie esposta al vento della nostra antenna. Sembra un valore banale, però è bene conoscerlo, perché conoscendo la wind area della nostra antenna potremmo ben dimensionare, intanto comprendere se il sistema che abbiamo a disposizione è adeguato, perché quando si vuole installare una grossa antenna pensando di riutilizzare il rotore che abbiamo avuto su da 20 anni a questa parte, che magari era dedicato all'antenna da 3 elementi per la CB, poi capiremo subito che non è adeguato, così come potrebbe non essere adeguato il traliccio. Quindi tutto il sistema, rotore, traliccio, palo, se non adeguati a quello, al carico che mettiamo su, possono poi dare problemi, soprattutto con il meteo impazzito che abbiamo. Ritrovarci con un sistema precario sopra il tetto. E quindi questo è un dato che va attenzionato, perché con questo dato poi potremmo vedere con i rispettivi datasheet del produttore del traliccio, del rotore, se quell'antenna che pensiamo di montare di mettere su è adeguata al sistema. Questo è un altro dato che è sempre indicato nei vari datasheet,
ma dove si fatica un po' a comprendere, soprattutto perché abituati alle antenne, diciamo, la vecchia generazione di antenne, per cui le varie trappolate, che dove bisognava scegliere se trarre l'antenna per la banda bassa, per la telegrafia, per l'SSB e via dicendo. Questo è un dato che era interessante ed è maggiormente interessante guardarlo adesso, perché ci accorgiamo che quasi sempre la nostra banda passante sotto 1,5, quindi il rapporto SVR sotto 1,5 o sotto 2, che è quello che ci serve per soprattutto con le radio che non hanno più lo stato a valvole o i vari amplificatori a stato solido, non mal digeriscono un SVR alto, per cui sapere che quell'antenna ci offre la possibilità di avere, poter essere utilizzata sull'intera banda, è un altro dato che è bene valutare. Qui iniziamo a discutere di un aspetto ancora più tecnico. Qui abbiamo, diciamo, sappiamo che quell'antenna ha un guadagno, questo parametro lo vedremo più in avanti, però sappiamo che questo guadagno viene espresso in decibel e poi relazionato all'antenna di riferimento, ma ripeto, questo lo vediamo più avanti. Ma questo guadagno viene espresso in viene, diciamo, concentrato, questa antenna si esprime su un determinato angolo, questo angolo di apertura, per cui se io con l'antenna ho 10 dB di guadagno, dBd, quelli che siano, questi dati, diciamo, questo guadagno viene concentrato in una direzione, e questa direzione, come vediamo dalla foto, ha un suo angolo di apertura. Più lungo è l'antenna, più il boom è lungo, più questa performance di questa antenna avrà un angolo più stretto. Conoscere questa informazione ci permetterà, diciamo, di capire come posizionare l'antenna, perché una antenna con un boom molto più lungo, appena sbagli il puntamento dei 10 gradi, poi non ascolterai più l'interlocutore. Se faccio contest è bene conoscere questa informazione, perché se metto più antenne in più direzioni so bene che commutando l'antenna piuttosto che girando il rotore, che quasi sempre si romperà durante il contest, perché questo è un classico, quindi se si vuole evitare, diciamo, di avere antenne che ruotano ma antenne fisse, allora è bene disporre le antenne sulla conoscenza di questa informazione, per cui io so che se la mia antenna ha 60 gradi di guadagno, meno 3 dB significa che, diciamo, in 60 gradi io, anche se non giro l'antenna, posso perdere massimo 3 decibel del guadagno caratteristico dell'antenna. Posso evitare di girare l'antenna, quindi se devo fare una doppia direzione Nord America Europa, le posiziono tranquillamente e basta switcharle, o addirittura con uno stack match posso fare una doppia direzione senza girare l'antenna. Per cui questa è un'altra informazione che è importante conoscere. Il tuning radius è quell'informazione che ci permette di capire se quell'antenna può essere installata nello spazio a nostra disposizione. Quindi a volte il boom è lungo, l'elemento è lungo, no, in realtà quello che ci serve capire se l'antenna la posso mettere nel mio spazio, perché magari vicino c'è un palo, un albero o la proprietà di altri e non voglio sforare, e questa è l'informazione che diciamo, ho bisogno di conoscere. Quindi girando l'antenna non occupo un raggio di 6,50 m, come vi è evidenziato. Per cui con questa informazione evito di acquistare un'antenna che magari va a invadere proprietà altrui o non può essere montata nello spazio a disposizione. Iniziamo a parlare un po' di, diciamo,
diamo per scontato spesso che l'antenna si può alimentare con un cavo. Ci sono molte antenne che hanno il multi-feed, noi ne produciamo parecchie, per cui conoscere questa informazione mi permette di acquistare anche lì l'antenna giusta, perché se ho bisogno, se voglio utilizzare l'antenna per la semplice attività personale di ex senza pensare contest, allora non ha senso pensare a un'antenna multifeed che può essere alimentata da più cavi coassiali e quindi utilizzata in simultanea da più stazioni, per cui bisogna conoscere questa informazione e soprattutto qual è l'impedenza al punto di alimentazione. Non sempre 50 ohm, ci sono molte antenne che vanno a 25 ohm, per cui la sostituzione del balun o una modifica dell'antenna deve tener conto di questa informazione che diventa vitale. Il front back è una delle informazioni forse più semplici da comprendere, perché il rapporto che abbiamo fra il guadagno frontale è quello che comunque inevitabilmente esce dal retro dell'antenna. Questo è importante che sia elevato, perché permette all'antenna di acquisire delle caratteristiche come silenziosità, permette di ottenere segnali indesiderati, e quindi questo altro valore è importante che sia presente nell'antenna e che sia pure quanto più possibile elevato. Ora iniziamo, come vi dicevo poco fa, a parlare del guadagno. Lì la discussione si può protrarre per parecchi minuti e anche di più, perché la cosa importante è, non so, io ricordo la mia maestra che faceva tutto. Dalla scuola elementare non avevamo, la mia generazione non aveva mille maestre come ci sono adesso, e uno degli insegnamenti più banali ma più importanti che ancora ricordo è quello di dire: devi sommare arance con arance e mele con mele, non mischiare arance e mele. Ora, quando stiamo parlando di guadagno, dobbiamo, visto che ci sono molti modi di esprimere questo valore, questo concetto, allora è bene che il datasheet dell'antenna sia ben scritto, perché anche lì basta omettere alcune precisazioni e posso ottenere 3-4 decibel in più di guadagno dalla stessa antenna. Per cui questa informazione è una delle più importanti che è bene comprendere e conoscere. Allora, il guadagno lo misuriamo in decibel, ma sappiamo che il decibel è una unità relativa e non assoluta, per cui la dobbiamo paragonare a qualcosa. Precisazione: quando parliamo di guadagno dell'antenna, la nostra antenna non è un amplificatore, noi non alimentiamo l'antenna per cui possiamo da lì trarre benefici come fosse un amplificatore lineare. Questo tra l'altro è l'oggetto dei miei sogni che da sempre ho amato e ancora non sono riuscito ad averlo, ma ricordo nelle vecchie copertine di CQ questo troneggiava sempre in prima fila, per cui era l'amplificatore dei sogni. L'antenna non possiamo dire che è un amplificatore, ma l'antenna è nelle condizioni ben progettata di riversare in una direzione limitata quello che noi mettiamo. Quindi se mettiamo 100 watt ne arriveranno meno di 100 watt, perché abbiamo una catena di perdite, cavo coassiale, connettori, tutto quello che c'è in mezzo, però anche se arrivano 80, 70 watt, noi li possiamo dirigere in un'unica direzione. Per cui, sfatato questo concetto del guadagno dell'antenna, che è un termine improprio, noi sappiamo che se prendiamo questa potenza e la buttiamo in un'antenna omnidirezionale
lì andiamo un po' nella teoria, perché se andiamo all'antenna isotropica, quei 100 watt verranno riversati in tutte le direzioni, sotto, sopra. Vediamo, qui dovrei avere una slide. Li andiamo a riversare in tutte le direzioni, per cui quei 100 watt verranno dispersi un po' ovunque. Ma se, torno un po' indietro, se diciamo quei 100 watt io sono in grado con il mio sistema di emissione, con la mia antenna, di concentrarli in un lobo strettissimo, come in quel caso, quello è il lobo di una 16 elementi, tipicamente delle VHF superiori, vediamo che quella potenza che io sto mettendo al sistema antenna lo concentro in un angolo di apertura di 28 gradi, per cui tutto quello che ho lì riceverà tutta la potenza che io sarò in grado di mettere nel sistema antenna. Allora, parlavamo di decibel. Un'informazione corretta, io devo esprimere, il guadagno della mia antenna, lo devo esprimere paragonandolo a un'altra antenna. Tipicamente, se indico in dB, ISTA per antenna isotropica, vado avanti, eccolo qua, questo è quello che cercavo poco fa. Questo è il diagramma, ideale di un'antenna isotropica che è puntiforme ed emette tutta la potenza che io immetto nel sistema in tutte le direzioni. E viene indicata con la I finale, quindi il dB è la nostra unità di misura, la I sta a indicare qual è l'antenna di riferimento con la quale io paragono il mio sistema. Ovviamente qui stiamo parlando di antenna isotropica che è pura teoria, non esiste in natura, ma è un dato teorico che mi permette comunque fisso, che non è in relazione con il territorio che lo circonda, quindi non è influenzata da nulla. Questo è il dipolo sempre messo in free space, quindi lontano da tutti gli ostacoli, lontano dalla Terra, quindi stiamo parlando sempre di dati teorici. Come vedete il lobo di radiazione non soffre come l'antenna isotropica, perdonatemi, della radiazione in tutte le direzioni, per cui quando io paragono l'antenna al dipolo avrò pure un guadagno. Devo considerare che questa antenna mi guadagna a 2,15 decibel rispetto all'antenna precedente teorica isotropica, per cui questa è un'informazione che adesso ci torna utile. Parliamo di pura teoria. Queste antenne non esistono in natura, e ci chiederemo a questo punto perché ne stiamo parlando, visto che è una teoria. Ne stiamo parlando per il semplice fatto che questo diventa un'ancora, lì è un punto fermo per noi, perché tutto quello che possiamo paragonare alla teoria ci dà dei valori assoluti e non relativi, come vediamo adesso, quando andremo a montare un'antenna sul suolo reale. Perché quando io monto un'antenna sul suolo reale, inevitabilmente le prestazioni di quell'antenna verranno accentuate o limitate dal territorio circostante. In questo caso non considero volutamente l'altezza di installazione, perché anche lì quella poi influenza il nostro angolo, quindi adesso voliamo basso, e volando basso ci accorgiamo che quando io ho un'antenna sul suolo reale ci sarà una parte del segnale che è chiamata onda diretta, che verrà emessa, ma ci sarà una parte che andrà verso il suolo e che verrà riflessa dal suolo. Questa, per sommare le fasi e per avere
per fare quella A più B che è segnato sopra, devo avere condizioni ideali, devo avere una superficie molto conduttiva, regolare, l'acqua salata è l'ideale in questi casi, per poter ottenere il, diciamo, quella più B che poi sarà il guadagno di quell'antenna, diciamo, segnata sul real ground, su suolo reale. Questo l'abbiamo detto. Di conseguenza, se ho un suolo che non è ideale, per cui il ricco di ostacoli, una montagna davanti, non è pianeggiante, lì è pressoché impossibile andarlo a considerare, questa condizione di A più B non si verificherà, e quindi l'informazione teorica che c'è nel data sheet di guadagno di quell'antenna è difficile da desimulare, è difficile da ottenere nella nostra situazione. Io fin quando faccio una simulazione sui vari software ottengo un valore, ma questo valore cos'è? È quello che è la teoria o è la pratica di casa mia? Cioè, io sto di fronte al mare, per cui quando metto l'antenna verso gli Stati Uniti ho un percorso eccellente, ma appena vado appunto a 30 gradi verso il Giappone mi ritrovo montagne, un pezzo di Sicilia, un pezzo d'Italia, tutto quello che c'è. E quindi questo valore verrà fortemente condizionato, e quindi e questo è il valore che devo prendere in considerazione, e con la sintesi del mio intervento, e questo è il valore che devo prendere in considerazione, oppure devo prendere in considerazione il valore teorico che abbiamo parlato poco fa parlavamo, dice, ma io che me ne faccio della teoria quando poi devo montare? Ma la bontà di un'antenna io la posso guardare se paragono i dati che escono dalle varie simulazioni in free space. Quindi se io ottengo un valore elevato in free space, ovvero che non è legato al territorio, io poi ovviamente nel territorio potrò beneficiare di quel dato in più. Questo non volevo dirlo, però è naturale, cioè è facile ingannare e dire ok, la mia antenna ha 15, 20, 30 dB, ha tutto. Basta che metto il modo di indicare la potenza, tolgo la I, tolgo la D, e allora già cosa è paragonata? Già sappiamo che sia da paragonare al dipolo o un 2.15 dB in più, che non sono facili da ottenere con una progettazione. Basta omettere questo dato e è falso l'informazione della mia antenna. Ma se paragono la mia antenna con dati certi e teorici e dico ok, la mia antenna guadagna 4 dBi, se io devo fare questa valutazione con un altro produttore, devo trovare quest'altro produttore che abbia che mi dia questa informazione e che io posso paragonare, perché se già paragono il dB con il dBd, già ci sono due decibel di differenza fra i due modi di leggere questa stessa informazione. Ragione per cui questa parte, di questa valutazione deve essere fatta alla luce della conoscenza di tutti questi modi di darla, appunto, come informazione. Spero di non avervi annoiato. L'unica cosa che volevo esprimere un pensiero a Emilio, caro amico, che non è più fanno. Per le domande facili ci sono, quelle difficili se posso. L'esposizione al vento. Sì. Mi viene da dire che su una Yagi ne abbia due. Una frontale e una di lato. E anche tre, perché abbiamo pure l'incidenza a 45. I costruttori, o almeno te, quale fornite? La maggiore o solo la frontale? E un'altra domanda molto pratica. Quando si avvicina un bel vento, tu dove la metti l'antenna? Visto che non ruota liberamente come... Sì, sì. Allora,
anche lì è una giungla, perché ci sono vari standard da rispettare nel calcolo della perché abbiamo elementi tubolari, abbiamo elementi piatti, questi hanno dei coefficienti di riduzione che sono diversi. Io personalmente non applico la riduzione, quindi lo 0,67 non lo metto, quindi la superficie a 100 che indichiamo è diciamo, quella reale, anche perché noi vendiamo... ci capita spesso ormai, anche se... un'azienda ancora io la reputo locale, ma vendiamo un po' ovunque, c'è ghiaccio, c'è neve, e quindi quando giochi in questa condizione l'antenna deve resistere, non puoi pensare di applicare un coefficiente di radiazione, anzi di riduzione, anzi lo devi aumentare, perché sennò cadrà, si romperà. Noi indichiamo sempre quello di il valore massimo. Ovviamente non posso dire qual è la posizione migliore, perché dipende dall'antenna, perché un'antenna long boom potrebbe non essere consigliabile far prendere il vento dal lato del boom, perché potrebbe spezzarsi. Io preferisco sempre che essere, a meno lì non ho brutte sorprese, però ovviamente siamo in una situazione dove c'è tutto il contrario di tutto. Temo più il colpo di frusta che il vento costante e diretto, perché spesso col colpo di frusta hai una molla di ritorno che ti amplifica poi lo sforzo che deve fare l'antenna. Per cui diciamo, noi indichiamo il valore quello più pericoloso. E questa è un'informazione che devo migliorare sui miei manuali, perché lì bisognerebbe anche dare i tre valori a 45 gradi, a 90 gradi e frontale, per consentire poi a chi monta l'antenna di comportarsi di conseguenza quando c'è dentro. Grazie. Ci siamo. Grazie, bellissimo, grazie davvero. Grazie. No, ma non è vero, dai, non è vero.